Buona ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qua su Police Simulator Patrol Officer. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri giochi scontati. Ovviamente in descrizione ci sta altro tipo i miei canali social. E un'ultima cosa, se non siete ancora iscritti al mio canale, se vi dovessero piacere i miei contenuti, ovviamente vi invito ad iscrivervi se volete, e anche ad abilitare le notifiche se volete. Allora, questo tecnicamente è il mio terzo turno in teoria, quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare. Questa volta abbiamo due scelte, credo. Entrambe mi sembrano di giorno, credo, in base al simbolino questo qua. Mi pare un po' una specie di sole che sorge, credo. Allora, vediamo un po'. No, è la sera in realtà. Comunque, questo cosa devo fare? Pattugliamento. E questo... pattugliamento in auto anche lui di sera. Quindi che in pratica sono uguali. Devo solo scegliere la zona da pattugliare. Non lo so, per me è un po' indifferente. Facciamo questa che mi sembra una zona un po' più ampia. 25 minuti andrà bene. Giusto un video in pratica. Giusto il tempo del video. Avvia il tuo primo turno. L'ho fatto. Ok, segnala gli eccessi di velocità con la pistola. Allora, io mo devo ricordarmi i tasti perché non gioco comunque da una settimana tipo. Quindi, ok. Allora, la pistola laser ti permette di scoprire chi oltrepassa i limiti durante un pattugliamento a piedi. Anche se la maggior parte dei cittadini non ha problemi a seguire il codice, alcuni non rispettano i limiti. Allora, puoi anche accorgerti a occhio nudo che qualcuno va veloce, però ti servono delle prove. Quindi tipo fotografiche, foto fotografiche della pistola laser. Apri il menu strumenti con tab, seleziona pistola laser. Una volta equipaggiata mira la pistola e scatta una foto per segnalarla. F per segnalare, F, scartarla, G. Ok. Recently, we've been receiving a lot of complaints about cars driving too fast. Maybe you can pay special attention to speeders. Copy that. Ok. Già mi potrei piazzare tipo qui, insomma, no? Sì, vabbè, va alla PA uno che va veloce. Qua tutti buoni vanno. Qua non ce n'è uno che corre. Mi sa che è meglio che ci spostiamo in una zona migliore, va? Va bene, spostiamoci, raga. Come faccio a togliermi sto coso dalle mani, mo? Ah, ok. Ok, allora. In teoria posso andarmene in macchina, no? Allora, entra. Andiamo di pattugliamento. Dove vado? A destra? Dobbiamo cercare una zona dove non ci sono semafori per un bel tratto di strada. Se apro la mappa magari riesco a vedere una zona. Ecco, difatti andiamo a sinistra. Questa è tutta una zona bella ampia dove le macchine possono magari un po' sfrecciare. No, mi sa che sono andato alla parte. Non si capisce dove sono andato. Non ci capisco niente. Mi sa che ho sbagliato strada, non riesco a orientarmi. Mi trovo nella... in teoria dovrei tornare indietro. Eh sì, la strada che dico io è quella dietro. Porca zozza. Ma se accendo il lampeggiante e passo, mi fanno problemi? Perché qua se no rimaniamo bloccati. Vabbè. Neanche con i lampeggianti si può passare. Qua è senso... porca! Ma dai, un altro semaforo mi devo beccare! Niente, non si può passare col lampeggiante. Qua ti devi fermare al semaforo e devi aspettare. Me ne vado a piedi meglio, eh. Arrivo prima, magari. Ma sbaglio, c'è qualcuno che c'ha il motore che gli fa... Questo sta... ma quello è passato col rosso.
accosterà. No, ma non puoi, ti devi fermare da un'altra parte, zio. Da un'altra parte ti devi fermare. Come faccio, madonna? Veramente hai intenzione di fermarsi in mezzo alla strada? Boh. Oh, è passato col rosso, raga. Ma perché si è fermato lì, che è scomodissimo? Vabbè, domani. Guidatore, condotta di guida, passaggio col rosso. Stopped you because you blew through a red light. There are literally a million other people committing real crimes. Ah sì, ti dà fastidio? Dammi i documenti. Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Sure. Here you go, officer. Allora, vediamo un po'. Patente di guida, scadenza 2025. Nel gioco siamo nel 2022, quindi va bene. Ok, poi l'altra. Polizza assicurativa, scadenza 2023. Ok, restituisci. Allora, a parte quello, ma che cacchio ho fatto? Marzo 2022. Scusa, è scaduta. Libretto non in regola. C'ha la targa scaduta questo. Allora, ordina, multa, ordina, esci dal veicolo, richiedi assicurazione, multa per infra... richiedi, esci dal Please veicolo. Exit the vehicle and step to the sidewalk. Ok, bravo. Allora, la macchina, certo, mo lasciamola lì, che devo fare? Ho il cellulare in mano, ma cazzo, io dobbiamo parlare. Ti devo fare due multe, ti devo fare. Allora, ispezione a manetta, multa per infrazione, test no, impartisci ordini, multa per infrazione. Allora, la macchina ha il libretto che non va bene, targa scaduta. Multa. You're being charged and ticketed for between $50 and $250 for driving a car with an expired license plate. Really? That is so much money. Ci ha azzeccato? Penso di sì, spero. Poi l'altra multa perché è passato col rosso. I will now fine you between $120 and $250 for driving through a red light. So much money for such a small infraction. Ok, non ho finito. Sto veicolo lo facciamo portare via. Come si faceva? Chiama carro attrezzi. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? The tow truck will arrive at your location shortly. Ok, abbiamo finito, se ne può andare. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. Vediamo se ci ho azzeccato, raga. Spero di sì. Ma spero che ci ho azzeccato, eh. Allora, qui c'è un altro veicolo che non va bene. Ancora dobbiamo fare ste multe, caspita, mi devo dare una mossa. Oh, perfetto. Più 45 punti, ci ho azzeccato. Allora, questo veicolo va bene, non c'ha problemi. Però lo dobbiamo multare perché è contromano. Ammazza, oh, che fumo! Veicolo multato perché contromano. Ok. Non abbiamo tempo di controllare tutte le macchine parcheggiate, ovviamente, quindi adesso dobbiamo fare questo controllo con la, col laser, insomma. Dobbiamo fare il controllo con il laser. Se no non lo famo più. Ovviamente, cioè il tempo scorre.
Quello sta bevendo, vero? Quello beve birra, credo, però no, non ho tempo per lui. Quello è uno di quelli che dovrei rimproverare. Però non ho tempo. Ma quello è passato col rosso? Boh. Allora, diciamo che ora vorrei fare questa cosa. Penso che qui potrebbe andar bene. Che però comunque sì, vabbè, ma non ho capito, ma me lo segna lui quando va troppo veloce? Deve superare i 40? Qual è il limite qua? Io non ne ho la più pallida idea. Oh, andava a 44, segnala. Ah, era giusto allora. E ma porca zozza! Più 5. Ho capito, oh, va bene, ok, andava oltre. Però per, io pensavo magari diventava rosso. Come dire, sta andando oltre, invece no. Quindi, ok, ma io non so qual è il limite in questa strada. Potrebbe essere 35, visto che la maggior parte va a 35. E quindi potrebbe essere, quindi magari sopra i 40 faccio la multa. Sarà così. Ok, forse finalmente abbiamo capito, quindi oltre i 40. Quello va a 35, quindi tecnicamente penso che va bene. Quindi penso che il limite è 35. Evidentemente. Ok, anche 30 no. Ok, il limite è 35. Ma che ca... C'era un piccolo bug. Ok, allora il limite è 35. Almeno. Ora sappiamo il limite. Madonna, 49 più 10, quello andava velocissimo. E quello andava a 50. Ok, dai, chi è? L'ha salutato? Ma devo stare qui tutta la giornata? In teoria, segnala gli eccessi di velocità con la pistola. In teoria dovrei fare questo tutta la giornata, perché è il compito di oggi. Il compito che abbiamo oggi è questo. Dov'è quella o quello? Ne abbiamo pizzicato 46. Trentacinque, quarantacinque, multato. Ok, 44 multato, 45 multato, 40 multato. E che, oh, arrivata la sera sono ubriachi, vanno veloci, vanno a casa di fretta. A quest'ora vanno veloci, devono tornare a casa. C'è una mogliettina che li aspetta.
col cibo pronto in tavola. 39, tiè. Vai, eh. Ho fatto un mucchio di punti, vai. Oh, vedi che questa era una buona zona dove fa multe? Lo sapevo io. Sapevo che questa era una buona zona, perché bisogna mettersi lontani dai semafori se si vuole beccare qualche macchina che va veloce. Fatto. No, l'avevo quasi pizzicato. 42. 37 non può. 47 multato. 38 multato. Multato. 46 multato. Ma fa un botto dei punti. 41 multato. Multato. Ma sono diventato una bestia. Sono diventato il terrore delle strade. Targa non leggibile. Accidenti. C'è pure sta cosa. Andava veloce ma la targa non era leggibile. Multato. Allora, la giornata tra poco finisce. E oggi questo mi fa fare il gioco, quindi... Cacchio, 41... Multato. Multato. Ok. Dai, la giornata è quasi finita, però portiamo a casa un mucchio di punteggio, tanti punti esperienza. Ah, già ho visto un'altra cosa che non va bene. Ce ne occupiamo a breve. Cioè, tra poco mi dice che devo tornare alla base, che abbiamo finito, però una cosa ancora vorrei farla. Non ne passano più. Preso, 49. Vai che mi mancano 10 punti e arrivo a 300 punti. Mi è stancata la mano, porca zozza. Me ne manca uno, dai. Guarda quello come corre. Preso. Questo. Preso. Preso. Ok, mamma mia, stanco mi sento di guardare ste macchine che passano. Salve, chi mi ha salutato? Chi mi ha salutato? Boh. Allora, la giornata è quasi finita. Ah, ma ora direi che ce ne andiamo. Ma quello che cacchio ha lo sportello aperto? Ok, basta, dai. Ho fatto abbastanza, mi sento stanco. Allora, qua, questo ha pure parcheggiato nel parcheggio dell'autobus.
no parking, oltretutto. Allora, parcheggio irregolare, posizione sul marciapiede. Poi zona parcheggio speciale, fermata dell'autobus. Otto L, assicurazione scaduta? Non c'ha l'assicurazione sta macchina. Multa, targa scaduta? No, e non c'è per la targa, non c'è. Però chiamiamo il carro attrezzi. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it will be with you shortly. Anche questo è sul marciapiede. Your shift is over, officer. Abbiamo finito. Ok, raga, abbiamo finito, mamma mia. Ho fatto un botto di multe. Vabbè, pure che guardo è inutile tanto. Oh, scaduta, targa scaduta. Ma non lo so se devo far rimuovere il veicolo con la targa scaduta, ma penso di sì. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure. The wrecker is en route to your location. Ok, dobbiamo tornare alla base e concludere la giornata. Bonus 140 per le macchine che ho multato, più 370 punti. Oh, fammi passare, va, che dobbiamo stare tutta la giornata qua. Allora, il limite è di 35, quindi anche Nick deve rispettare il limite. Allora, dov'è la prossima stazione di polizia? Io mi trovo qua. Vabbè, forse che è qua. Ah, ma io mi trovo nella... Aspetta, sono partito da qua e mi trovo in una zona dove in teoria non dovrei essere, vabbè. Vabbè, boh. Ah, ma il gioco scorre anche mentre che sto nella mappa. No, ho sbagliato tasto. Che bella la mia smartina. Ma quando è che mi danno una macchina un po' più grandicella? Ma i fari sono accesi? Buh. No, non so manco con quale tasto si accendono i fari, a dire la verità. Siamo arrivati, police. Ah, qui c'è un'altra smartina. In teoria mi trovo nella stazione di polizia sbagliata, ma penso che posso concludere la mia giornata lavorativa pure qua. Allora, prima di finirla, vediamo sta macchina qua. Agosto 2022, ma noi siamo... Buh, non mi ricordo la data di oggi. Vabbè, dai, lasciamola stare. Questa pare che va bene. Biglietto scaduto. Biglietto scaduto. Hey, officer. Salve, ma è lui. Hello to you too.
A posto, raga. Termina turno. Ok, siamo riusciti alla fine a capire come si fanno le multe con la pistola. E abbiamo fatto un botto di punti, Ne abbiamo beccati in botto. Guarda qua, traffico, parcheggio, traffico, 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 traffico. Io ho fatto un 3 punti di infrazione, ma va bene. DLC. Io non penso di avere dei DLC. Però hai ottenuto il DLC Urban Terrain Vehicle. Ok, quindi è un veicolo nuovo in teoria adesso da usare, credo. Anche questo che è per trasporto detenuti, diciamo, per trasportare. Ammazza, ho tutto mosso sbloccando. È sbloccato una fotocamera. Cosa ho sbloccato? È sbloccato incidenti con la volante. Gestisci incidenti causati dalla tua volante pure. Ok. Un altro veicolo multiuso. Tutto mosso sbloccando. Incidente lieve di entità, una nuova chiamata. Sbloccato un nuovo quartier generale. Un'altra volante. Per provarla ti basterà selezionare un turno in auto. Ok. È sbloccato un quartiere. Ho sbloccato tutto il gioco oggi. Ah, ma sapete perché? Perché abbiamo fatto un mucchio di punti. Abbiamo fatto 454 punti esperienza. Sarà che ho fatto più di un livello, che ne so. Però comunque dai, è andata benissimo. Ok, che devo fare mo? Nuovi turni disponibili. Va bene, raga, questo nel prossimo gameplay. Ci facciamo un nuovo turno. Abbiamo anche due zone nuove qua da esplorare. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo gameplay. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questi e molti altri giochi scontati. I miei social, tanto altro. Ci si becca, ragazzi. Ciao, alla prossima.